Noi siamo
Io vi posso solo rinnovare l'invito a venire per fare prevenzione, per raccogliere delle informazioni utili per la vostra salute, per la, insomma, condurre uno stile di vita sano. E oltre ad avere appuntamento il 21 di 2 luglio della prossima settimana, passo la parola al dottor Pasquale Zappalino e ci diamo nel dettaglio come funzionerà il nostro villaggio della prevenzione. Grazie. Grazie Pasquale. A me, prima di tutto, il compito di fare i ringraziamenti, perché se io ho cercato di portare questo campo, questo qua in incidente, non è mai venuto, però non potevo fare niente da solo. Quindi, prima di tutto, il mio compito è di ringraziare chi ha permesso questo evento. Prima di tutto è il sindaco Fortunato, che appena gli abbiamo proposto questa iniziativa, non sono passate le secondi, detto sì. Il secondo è l'ASL, perché questa iniziativa è patrocinata dall'ASL. Il direttore generale non solo ha dato il patrocinio, ma anzi ha stimolato i due direttori del distretto e dell'ospedale di supportare questa iniziativa. Infatti, i medici che faranno le visite, quindi per questo devo ringraziare, non finirò mai di farlo, sia la dottoressa Rocco, la direttrice dell'ospedale, sia il dottore Di Fiori, che è il direttore sanitario del distretto Santa Camerona, che ci ha dato l'opportunità di utilizzare il loro personale. Quindi i colleghi medici dell'ospedale e del distretto, e non solo il personale medico, ma anche il personale infermieristico, perché ogni medico avrà un supporto di un infermiere che darà più informazioni alla visita. In particolare poi devo ringraziare l'associazione a Forte Programmi di Speranza, la Protezione Civile di nuovo, e anche la Proloco. Il laboratorio Cefori ci permetterà di fare 50 prelievi gratuiti di esami di routine. Di questi tecnici, 50 prelievi non mi rendo, ma saranno probabilmente 10-12 analiti, quindi gratuitamente, circa 50 persone che gratuitamente lo faranno. In particolare, gli specialisti che le visite possiamo fare sono la diabetologia, sarà la diabetologia, la cardiologia, la setologia, c'è cioè un ambulatorio di setologia, con visite ed ecografie, la tiroide con visite ed ecografie, il venerdì c'è l'ortopedia, visite ortopediche, la nutrizione, c'è cioè una dottoressa nutrizionista che farà non solo un capo, un peso, ma anche l'ipertensimetria e darà dei consigli sullo stile di vita eventualmente. La ginecologia, il venerdì saranno visite ed ecografie, il sabato saranno visite. E i sette del distretto di Santa Camerota che hanno diritto a fare faranno anche il papà testa per tutto. Ci sarà anche un ambulatorio di ecografie, questo l'anno sia le ecografie addominali che anche le dopo. Chiaramente un numero limitato nel tempo. Mentre il sabato, oltre la diabetologia, la cardiologia, la serologia, c'è la nefrologia, la ginecologia, la nutrizione e ci sarà anche la dermatologia. Quindi per un primo evento è abbastanza. Per quanto riguarda i prelievi, non abbiamo pensato di fare così, perché c'è un'accettazione del visite che prima arriva davanti all'accettazione, poi sceglie che cosa fare, fare una visita. Chi invece vuole fare il prelievo, il venerdì prende il volo per me, il sabato mattina dalle 8 alle 10 si reca presso il laboratorio Cifori, fa il prelievo e sabato pomeriggio alle 5 gli sarà dato un referto da un medico di medicina generale che glielo spiega eventualmente che non ha illustrato. Questo è, diciamo, la parte che fai fare. Voglio solo dire, ovviamente, come diceva prima il dottore, non vanno solo per il cittadino presente del Comune di Santa Roma, ma l'intero convenzione, turiste e l'intero corpo di Policastra anche dell'Entrocamera. Buongiorno a tutti, io sono Speranza, presidente dell'associazione Scala di Speranza e conosco Fulmensi. Io non ho parole per esprimere il mio ringraziamento
salute specificatamente nella persona del dottore Sabatino, che il giorno in cui mi ha proposto questa cosa di collaborare con la realizzazione di questo campus, tutti noi del Consiglio Direttivo siamo stati ben lieti di contribuire con le nostre risorse, anche perché ormai di queste campagne di prevenzione pure noi come associazione sono solo specificatamente nel settore cardiologico e endocrinologico che abbiamo già organizzato. Noi saremo presenti al campus con una postazione, con uno stand e insegneremo le manovre salvavita per quanto riguarda le ricette e la ristruzione sia del lattante, del bambino che dell'adulto. Grazie. Piazza del Popolo, pubblicata per sentire nella provincia. Dalle 17.